Ciao ragazze, ciao a tutte. Allora, nuova collaborazione con Globeland. Questa azienda io l'ho conosciuta un paio d'anni fa e avevo già fatto delle collaborazioni, poi non ne ho più fatte, mi hanno chiesto di farne un'altra ed eccomi qua a presentarvi un po' di materiali appunto acquistati da Globeland. Rose 10 è lo scopo. Il mio codice sconto per avere il 10% di sconto su qualsiasi, e dico qualsiasi, articolo sul sito. Nell'info box ci sono tutti i link con i codici dove potete andare a vedere meglio gli articoli che mi hanno inviato, ma anche tanti mila articoli che ci sono sul sito. Allora, io inizio subito con queste che sono delle perline piatte sfaccettate con adesso ve lo faccio vedere, un anellino praticamente oro tutto intorno, però vedete come sono piatte. A me sono piaciute subito perché pensavo di fare qualcosa appunto inerente orecchini o braccialetto o qualcos'altro, adesso vedrò, ma penso che possano essere utilizzate appunto al meglio, perché vedete come sono tutte sfaccettate così e in vetro, e mi sono piaciute veramente tanto. Sono piccoline, quindi si possono incastonare anche con le rocaille eccetera, e andremo a vedere come fare un paio di orecchini magari per Natale o per altre ricorrenze. E quindi qui ci sarà un tutorial, magari abbinato anche a queste perni, monachelle perni dorati, che sono così. Adesso vi faccio vedere, scusate, ma è tutto imballatissimo anche questa volta. Ok, eccolo qua il perno, vedete? Ha il pernino e sono così tondini, tondi, con sotto un anellino dove poter infilare qualcosa o comunque agganciare qualcosa. Quindi questi qua teniamoli a mente, perché a parte che sono un oro bello, guardate, confronto al mio anello che è in oro vero, hanno un colore oro molto 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 similare all'oro vero, quindi quell'oro molto giallo a me non piace e lo uso anche poco, ma questi qua mi piacevano per appunto perché sono oro chiaro. E anche questi trovate nell'info box il link per andare a vedere, sono 5 paia, quindi 10 pezzi. Poi ho preso questi che sono dei manici, piccoli manicini, manichini, manichini, manicini di strass, tutti di strass così, per fare delle borsettine per Natale o comunque l'ultimo dell'anno. Adesso di questo farò il tutorial di una borsina, magari, con un manico solo, da portare proprio così per le feste. Mi sono piaciuti subito, non li avevo mai visti fatti così. Hanno già il moschettone dove appunto appenderli alla borsa e quindi farò il tutorial con questo manico, mi sa. Perché mi piace molto come è fatto. Come vedete sono tutti belli brillanti, è praticamente in ripieno, diciamo, e mi è piaciuto veramente tanto per fare appunto delle borsettine, delle pochette magari da portarsi dietro per le feste. Adesso magari mi studierò qualcosa, mi inventerò. E poi dulcis in fondo, come sapete bene, io le amo e ormai le sto facendo in tutte le salse possibili. Le click clack piccole, quindi portamonete, portocchiali, eccetera, fatte con le click clack. Adesso vi faccio vedere questi perché sul sito sembravano molto molto diverse e invece quando arrivano superano le aspettative, perché sono più belle di quello che sembravano dalla foto. Come dico sempre, non siamo tutti fotografi e quindi a volte magari, però sono belle toste come chiusure,
scusate che ecco, hanno i fori per essere cucite, vedete come sono lucenti, mamma mia, lucentissime, lisce, senza ghirigori, niente, però hanno questi pallini così rigati che secondo me possono prestarsi a tante cose e quindi sono anche molto simpatiche perché con questi pallini qui diventano un po' più sfiziose delle solite. Adesso le toglierò tutte dalle buste perché le terrò nella sua scatola, ma vi volevo far vedere appunto la qualità. Anche queste avevano un prezzo molto molto buono per essere tante così. Io le sto facendo anche all'uncinetto, ma le sto facendo anche di stoffa, quindi magari vedremo di farle in stoffa. Chiaramente devo fare due tutorial per questa azienda, quindi sceglierò quale sarà il tutorial per voi. E chiaramente sul sito ci sono tantissimissimi codici. Guardate anche questi. Questi simboli della pace, bellissimi. E, come dicevo, sul sito ci sono tanti tanti codici e potete inserire nel mio sconto 10 per appunto avere il 10% di sconto su qualsiasi codice. Veramente belli, uno più bello dell'altro. Io non so però da quale iniziare, forse da questi, perché magari per Natale rosso e bianco potrebbe essere carino fare qualcosa. Adesso mi verrà in mente qualcosa anche qui da creare. Vi volevo dire oltretutto che sul sito ci sono tanti timbri, tante fustelle anche per le fustellatrici di carta eccetera, e tanti codici che riguardano appunto lo scrapbooking per chi lo fa. E il diamond painting, quindi tanti tanti articoli anche diamond painting carini. Si stanno avvicinando le feste, quindi anche diamond painting è carino anche da regalare, da fare, eh? Se avete un'amica creativa magari regalate qualcosa diamond painting da fare e potete acquistarlo appunto con il 10% di sconto e scrivendo rose 10, eccolo qua. Quindi uno più bello dell'altro, non so però da quale iniziare veramente. Molto molto carine, devo dire. E oltretutto hanno una forma che non è proprio tonda e non è nemmeno quadrata, è un po' così ovalizzante. Quindi qua sotto si può fare anche una borsina diversa, eh? No, non sempre si fanno i borsellini così piccoli. Si possono anche ingrandire qua sotto, quindi magari per il prossimo tutorial vi farò anche il cartamodello su come fare i cartamodelli per fare queste cose. Quindi, Globe Land, rosa 10 alla fine dell'ordine per avere il 10%, tutti i codici e le modalità e la spedizione anche in quanto tempo mi è arrivato, pochissimo tempo devo dire, anche questa volta pochissimo tempo ho aspettato, quindi se lo fate adesso vi arriva in tempo utile per farli poi per il Natale che sta arrivando. Questi qua sono veramente belli, perline un po' diverse dalle solite, andremo a vedere cosa fare. Perni, abbiamo detto che questi qua sono molto così semplici, però carini perché hanno l'appiglio sotto dove andare ad attaccare le nostre creazioni. Che vi devo dire? Grazie Globeland. E niente, ai prossimi tutorial. E vi rimando appunto i prossimi giorni perché faremo un tutorial sia di questi, mi sa, che o orecchino o clic clac. Ditemi voi magari qua sotto nei commenti cosa vi piacerebbe vedere di più, se un orecchino fatto con questo materiale o una clic clac. La borsina con questo la facciamo per forza perché le voglio avere in negozio per Natale, quindi le farò subito. E quindi questa sicuramente, e di questo qua decidete voi quale. Quindi commentate il mio video, magari vediamo di accontentarvi. Io vi saluto, grazie mille a Globeland per questa opportunità. È sempre gradita la collaborazione, quindi se ci sono altre aziende che vogliono collaborare,
Io sono sempre disponibile, come sempre, a provare materiali e a appunto fare tutorial poi con questi materiali per vedere come utilizzarli. Io vi saluto, grazie mille, grazie Globaland, grazie a voi per essere sempre così carine con me e ci rivediamo molto molto presto. Ciao!